Stavolta siamo con Leandro German Calandroni, argentino di Buenos Aires. È uno dei partecipanti al progetto Mariolla, voluto dalla Regione Toscana per i toscani nel mondo, cioè i toscani che vivono in questo caso in Argentina, ma hanno origini della nostra regione e sono tornati qui a scoprire le proprie radici e anche a fare un'esperienza lavorativa, grazie anche al coordinamento dell'agenzia CEDIT, che appunto coordina il progetto. Leandro, intanto ti ringrazio per la disponibilità e come prima domanda ti chiedo che origini italiane e toscane ha la tua famiglia? Le mie nonni sono di Barga, della provincia di Lucca. Propriamente il mio nonno lavorava a Fornaci di Barga, ma loro sono del paese di Barga. Io l'esperienza lavorativa in Argentina, io ce l'ho una laurea in ingegneria industriale. E quindi ho fatto 10 anni di esperienza lavorativa in Argentina, facendo il coordinatore della qualità in relazione al prodotto e al processo. E ho lavorato per aziende come Volkswagen, Peugeot, anche ho lavorato per un'azienda che produrre l'autobus in Argentina, molto conosciuta. Quindi volevo anche fare un'esperienza lavorativa all'estero. E come hai saputo del progetto Mariolla? Guarda, io ho ascoltato questo progetto tanti anni fa perché alcuni delle mie amici in Argentina, che ci hanno questo collegamento con l'Italia, con i toscani nel mondo, lo hanno fatto. E loro mi hanno detto che questa esperienza era unica, era bellissima e io volevo provarci. È la prima volta che vieni in Italia. No, io sono stato 10 anni fa a una borsa che organizzava il CEDIT per gli stranieri. Che hanno questo collegamento, ma era un corso di lingua italiana a Siena e anche questa esperienza mi ha molto fatto impressione, mi ha lasciato una buona impressione dell'Italia, anche di tutta la città, della Toscana, di Siena, anche di Firenze, e per questo io volevo. Era il mio sogno di ritornare all'Italia per fare un percorso più lungo lavorativo. Per questo, sono qui. E dove stai lavorando? Io sto lavorando in Deatec, che è un'azienda privata che aiuta altre aziende pubbliche e private a migliorare e a risparmiare energia elettrica. Quindi loro hanno fatto un contratto con l'Università degli Studi di Firenze, dove c'è un laboratorio. Io sono lì nell'università fando provi. Facendo tutte queste attività di ricerca per dare aiutarli a loro a fare tutte queste raccomandazioni all'azienda per migliorare la gestione dell'energia elettrica perché le aziende possano ridurre il consumo e anche risparmiare elettricità. Soprattutto in questo momento è importante perché l'energia elettrica costa molto di più rispetto all'anno scorso. Sì, siamo in un contesto di guerra qui in Europa e anche dopo la pandemia, la prima volta in Europa e anche soprattutto anche in Italia,
di un contesto di inflazione, quindi tutti questi problemi del consumo dell'energia elettrica stanno facendo hanno riuscito a essere più importanti qui in Italia e in tutta Europa, quindi mi sembra molto o troppo interessante questo stage per tutte queste cose, per la pandemia e anche per questo contesto di alzi di prezzi della benzina e tutte queste cose. Quindi ti stai trovando bene? Sì, mi sono trovato benissimo. Per esempio, io sono riuscito a avvicinarmi più all'attività di ricerca, questo che in Argentina io non facevo. Questo mi ha permesso a aprirmi a altri settori in cui gli ingegneri possono essere utili alla industria e alla società nel suo complesso. Questo anche io ho trovato colleghi di lavoro molto bravi che mi hanno fatto sentire come a casa e questo mi è piaciuto tanto perché io voglio rimanere in contatto con loro. Sono molto bravi in questo di sviluppare l'attività di ricerca, quindi in realtà sono molto contento di tutto questo stage percorso qui in Italia, perché anche ho trovato dei contatti che mi possono fare di utilità in un futuro. Ma sei stato a vedere Balga? Sì, sono stato a vederlo e i miei parenti mi hanno fatto vedere la casa del mio nonno a Fornaci di Barga è stata un'esperienza molto indimenticabile perché mio nonno abitava con il suo fratello e anche con le sue genitori lì e sempre quando ero bambino mi raccontava tutte le mattine quando prendeva la bicicletta e andava alla unica fabbrica che c'era a Fornaci di Barga e tutto questo il rapporto anche lì si è conosciuto con la mia nonna che era vicina di un paese di Garfagnana e tutte le storie che tutte e due hanno raccontato mi sono incontrato un'altra volta. È stato emozionante. Sì, molto emozionante questa esperienza di andare a vedere la casa del mio nonno. E lui era molto italiano, gli piaceva guardare la Rai 1 internazionale, le piaceva guardare il calcio italiano. Anche per lui io sono io tifo per la Fiorentina e tutto questo per quando sono arrivato qui ha preso un'altra dimensione, no? Si è avvicinato al mio cuore con tutte queste cose che lui mi ha raccontato. Quindi in Argentina tifi Fiorentina? Tanti italiani in Argentina sono di Boca Juniors, però anche il mio cuore è per la Fiorentina. È un'esperienza che ti senti di consigliare ad altri ragazzi e ragazze come te? Consiglio veramente fare questa esperienza anche perché non soltanto perché te colleghi più vicino alle tue radici toscane, anche perché conosci
delle persone che ti possono aiutare e ti possono sviluppare la tua carriera professionale. Anche se te ritorni all'Argentina, è una crescita professionale, ce l'hai anche dei contatti che possono essere utili in Argentina per fare il tuo imprendimento, la tua azienda, o te puoi lavorare anche in Argentina con i contatti che hai fatto qui in Italia. Questo è veramente algo veramente un dono che fa questa esperienza qui, abitando 3 mesi in Italia, che si può collegare delle persone che ce l'hanno le aziende, che ce l'hanno questo senso di imprenditorialità che in Argentina si deve sviluppare di più, però qui in Italia già è sviluppato. Quindi è veramente un'opportunità unica e indimenticabile, anche perché dopo la vita lavorativa di lavoro te puoi fare cose per esempio noi abbiamo fatto una squadra di calcio con le colleghi e gli amici che abbiamo trovato al lavoro, però anche con le persone che siamo tutti insieme in questa borsa Mario Ola. Per questo anche te puoi fare amicizia fuori dal luogo di lavoro. E ti chiedo la domanda più difficile adesso. Qual è la cosa che ti piace di più della Toscana? Mi piace di più il senso di... bueno, in Toscana prima di tutto si mangia veramente... Io non ho mangiato come in Toscana, però mi piace la sua cultura, questo credo che è lo più importante, perché questa cultura di imprenditorialità si vede spesso in Toscana e anche questo ti fa anche sviluppare la tua crescita professionale.